Sembra un sogno, eppure è la realtà. Ad arricchire una rosa già forte ci penserà lui, Stefano Guberti, ex Roma, la scorsa stagione in Lega Pro con la Robur Siena. Un mercato da paura per i biancocelesti, ora consacrato con l'arrivo dell'ala offensiva più forte che l'isola abbia mai regalato a questo sport. Classe 1984, nato a Sesto San Giovanni in Lombardia e cresciuto a Villa Massargia in Sardegna, inizia a mettersi in mostra nel calcio con la Torre Sinciuno, sferrando la promozione in B con il club rossoblù. Viene acquistato lo stesso anno dall'Ascoli in Serie A e dopo tre stagioni passa al Bari in B per tornare nuovamente nella massima serie nel 2010 con Roma e Sampdoria. Con la squadra blu cerchiata arriva anche il quarto posto in campionato e la qualificazione in UEFA Champions League. Dopo un periodo nero riguardo al calcio scommesse, risalente a quando vestiva la maglia del Bari, l'ala sarda venne squalificato per 3 anni per essere assolto un anno più tardi, episodio che ha segnato la carriera del calciatore, ma che resta un atleta di primo piano per aver collezionato nelle massime serie 205 presenze e 30 reti. Numeri da far venire i brividi, basti pensare che solo 10 anni fa giocava al fianco di Totti e Cassano. Ora tornato a Sassari vestirà la maglia numero 10, valore aggiunto del club che con talento ed esperienza saprà regalare emozioni giocate calcio spettacolo, magari chissà già domenica in casa contro il Muravera per la prima di campionato. Mi è stata una scelta a 360 gradi, comunque sono sardo, ho vissuto a Sassari tempo fa e quindi è stata una scelta condivisa sotto tanti punti di vista. Un progetto serio, fatto sia di grandi, diciamo, over forti che giovani di prospettiva, quindi sono qua al servizio di tutti per cercare di dare una mano e per cercare di fare il meglio possibile. Io sono uno che non si è mai accontentato nella vita, quindi vorrei cercare di ottenere il massimo e poi vedere un attimino che succederà quest'anno.